Ciao, ciao a tutti, bentornati, bentrovati nel mio canale Fantasie di Terry. Come state, amici miei? Tutto bene? Intanto ne approfitto per farvi gli auguri di un buon inizio anno 2023. È da un po' che non ci vediamo, non ci sentiamo e oggi, giorno 9, finalmente sono riuscita a dedicarmi 10 minuti di tempo per fare questo piccolo video. E, come avete passato le feste, spero e credo bene, io le ho passate benissimo. Sono stata a Roma, e quindi sono andata a trovare i miei parenti e siamo stati là per le festività di Natale e del, diciamo, fine Capodanno, per Capodanno, e siamo rientrati giorno 4. Allora, questo piccolo video inizia come primo video dell'anno con un video unboxing. Sono stata a Roma, sono stata da Pietra, ma punto di domanda, ma era Pietra? Allora, il negozio mi è venuto questo, mi è sorto questo dubbio perché io già ci sono stata, ogni volta che vado a Roma vado da loro e in via Napoleone III il negozio per andare a comprare dei materiali per poi realizzare delle creazioni. E anche quest'anno ho deciso di andare da loro. Arrivata davanti alla porta, perché avevo tutto il numero di porta e tutto, non c'era più messo l'insegna Pietra, ma era cambiato. E infatti, entrando, ho visto dei visi nuovi, delle facce nuove, penso che abbiano cambiato gestione. Certo è che io sono diciamo, dal 2018 che non vado a Roma, quindi non vado da loro, in quasi 4 anni. 18, 19, 20, 21, 22, sì, e può essere che abbiano cambiato gestione, però il negozio è sempre uguale, le cose sono disposte sempre nella determinata maniera, è un piccolo negozietto a martello, ma che sta per scoppiare, tanto il materiale che c'è. Allora, vi faccio vedere che cosa ho acquistato da loro. Qua ho il saccotto davanti, metto in pausa, esco tutto, non vi faccio sentire tutto il rumorino e vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, ecco qua tutto il mio paccozzo di quello che ho comprato. E tanto per cominciare, vi faccio vedere che paccone di chiodini che ho preso, che qua voglia di fare creazione, perché è proprio un paccone grande grande, e tutto questo paccone qua è venuto 5 euro, me lo ricordo bene. Allora, questo sono in acciaio, poi li ho presi anche in dorato, però il pacchettino è più piccolino, vedete? Ecco, sempre acciaio, sempre acciaio. E questo è il dorato, quello meno, diciamo, acceso, sempre con la testa a pallina. Anche questi no, questi sono con, sì, no, questi sono con il, diciamo, con la testa piatta, questi sono con la testa a pallina. Poi ho preso questa catenina, ci ho messo il prezzo, tutti i prezzi che vedete dove ci sono messi i prezzi venivano scontati al 50%, quindi questa qua è venuta a 0,90. Una catenina lunga in color dorato, sempre in acciaio. Vedete, c'è scritto. Eccolo qua, adesso me lo metto a fuoco bene. Ok. Eccolo qua. Questi ve li faccio vedere dopo. Poi ho preso questi, diciamo, connettori o intermezzi, quindi 2 euro, 1 euro. E li ho presi in questi tre, diciamo, colorazione e tre modelli. No, sono due modelli diversi. Questi sono uguali, anche se uno è nero e uno è un blu. Faccio vedere questi qua blu. Sono molto belli. Già ho qualcosina in mente da realizzare con questi, diciamo, bellissimi intermezzi o connettori. Vedete che belli? Colore, ecco, è un blu, vedete, in trasparenza si vede bene.
E sono sempre in acciaio, molto belle. Vedete, ve le faccio vedere da vicino. Molto belle, veramente. Questi qua li ho presi così, poi li ho presi rotondi, sempre dello stesso colore. E questi qua invece sono in nero. Ok. Ora vi faccio vedere che ho preso dei cipollotti. Partiamo da questi qua. E allora, intanto vi faccio vedere questo qua che è unica, quindi questo è un filo di ematite, è molto bella, un dorato. Vedete? Come misura penso che sia una 3 mm. Molto bella e fredda. Poi ci sono questi qua che erano imbustati così, questi sono dei cipollotti. Anche se diciamo che la bustina non è la sua, perché questa è un'altra cosa, ma erano imbustati così, così li ho presi perché mi è piaciuto il colore. E questi dovrebbero essere come una, diciamo, come anche questa, la stessa misura. Sì, sono la stessa misura e vi dico subito. Allora, questo è un 6x4. Come misura, molto bello anche questo colore. Come misura c'è anche questa, il rosso, sempre 6x4. Vedete? Vediamo, ecco, come 6x4 penso di aver finito. Poi ho preso questi qua che sono poco più chiari di quelli che avete visto prima. E questa qua, la misura è 6, anzi 8x6, quindi un 6x8. Questo, di questa misura ho preso anche questi, che sono molto belli. E questi qua, che sono molto particolari, che non avevo mai visto, questo arancio screziato di blu. Con queste, diciamo, sfumature così a B, molto bello. E questi qua, se non ricordo male, sono venuti tutti 50 centesimi a filo. Sono venuti. Poi ho preso questo filo di Agata che è una 10 mm, molto bello, vedete? È un filo, la lunghezza di un girocollo, molto bella anche questa. Poi come cipollotti ho preso anche questo colore che la misura è il 2x3. È un blu diverso di quelli che vi ho fatto vedere prima. E poi mi sono piaciuti questi qua che sono dei fili, questi erano un pochino carucci, erano 3 euro al filo. Sono molto lunghi, sì, e questi sono degli zirconi. E mi è piaciuto, c'erano solo in questo colore, ma mi sono piaciuti e li ho voluti prendere. Vedete? Sono molto belli, molto luminosi. Questo, diciamo, è quello che ho preso da loro. Poi sono stata anche in diversi altri negozi, ma ho preso altre cosine, tipo queste scatoline che ho qua, vi faccio vedere, guardate che sono belline. Sono delle latte, anche per mettere del materiale. Ho preso questa e poi ho preso anche questa. Poi ne ho presa un'altra molto più grande, all'incirca come mezzo scatolo di scarpe, che ho mandato alla mia, diciamo, alla mia iscritta che è Maria Zarzana, che ha vinto il, diciamo, il contest dei 1000 iscritti. E in quella scatola molto carina che ho preso, le ho messo dentro tutto il materiale, bene o male, che ci poteva andare. Spero che le piaccia tutto. Bene, questo qua è tutto quello che io ho comprato a Roma da Pietra.
Spero che vi siano piaciuti i miei acquisti. Questi giorni caricherò molto probabilmente un nuovo video tutorial. Vi voglio ringraziare per tutto perché il canale sta crescendo pian piano. Siamo già arrivati ai 1000, quasi 1170 e di questo non posso che ringraziarvi. Ne approfitto ancora per farvi tantissimi auguri e speriamo per tutti noi che quest'anno inizia nel migliore dei modi. E allora un abbraccio e un bacione a tutti quanti. Ciao ciao!